assolutamente impraticabili. Io ho il mio studio al centro di Caserta, via Ranucci, che purtroppo, rivolgendo a questa parte, il teatro continua di cadute da parte di anziani, eccetera, eccetera. Vogliamo parlare delle piogge che ci sono state nei mesi scorsi e che hanno creato davvero dei danni e delle problematiche assurde. Di fronte ad una pioggia la Caserta purtroppo si allaga, si ferma, ma perché? Eppure vi assicuro che ci sono i fondi, ho fatto delle ricerche, ci sono i fondi, ci sono dei fondi stanziati, però purtroppo al posto di cercare di fare una opera globale per il benessere di tutta Caserta, ognuno cerca di fare il rattoppo della strada in cui ci sono i suoi lettori o nella strada nella quale vive. E questa è sicuramente un'altra. Ci sono zone, ad esempio, io abito a Viale Lincoln, è la zona del quartiere Acquaviva. Zona del quartiere Acquaviva è una delle più, alla più alta densità demografica. Eppure è una zona in cui non ci sono spazi verdi, martoriata dal traffico, vicino a delle discariche, nonostante conti più di 20.000 abitanti quella zona, perché è una zona veramente. Abbiamo tante problematiche, veramente tante. Bisogna prenderne coscienza e secondo me bisogna fare corpo unico per cercare di migliorare la nostra città, il nostro territorio, la nostra società. La nostra società che dovremmo consegnare ai nostri figli, ai nostri nipoti. Noi siamo responsabili, ognuno di noi responsabile del declino che c'è dopo di noi, perché significa che se questo continua noi non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo cercare di coinvolgerci anche ognuno per quello che nelle sue possibilità, ognuno per quello che nella sua competenza, unire le forze e cercare di risolvere quelle problematiche che più o meno evidenti sono però sotto gli occhi di tutti i cittadini.